abbronzatura deliziosa. Questa è l'abbronzatura di Alghero. Famosa in tutto il mondo, credo. Io sono di Alghero, quindi sono nato ad Alghero. Certamente. Vogliamo un po' vedere questa carriera che, insomma, siamo partiti da Alghero, siamo andati, insomma, in giro per l'Italia, assieme tra l'altro a una grandissima squadra vestita di bianconero, credo che se lo ricorda, no? E poi si è ritornati all'Ovile. Che effetto è stato? Ho trascorso tutta la mia gioventù. Io arrivai a Torino a 20 anni, quindi esordì proprio con questa maglia, con la squadra per la quale io tifavo, quindi per me è stata una gioia immensa, una soddisfazione. E poi per noi sardi, soprattutto in quel periodo lì, per i ragazzi, emigrare soprattutto al nord non era facile, quindi sono stati momenti di gioia. Tornare adesso dal Alghero, il richiamo è stato forte. Il richiamo della Sardegna è stato forte, la società in primis, soprattutto il presidente, che era da qualche anno che mi cercava. Ma dica la verità, Cucuredo, un po' questo presidente che l'ha cercato, che l'ha lavorato ai fianchi in questi ultimi anni, oppure c'è proprio questo ritorno, questa voglia, il richiamo della foresta, alcuni lo chiamano, no? Ho detto in precedenza, il richiamo è stato forte. Terribile, sì. Perché noi, non lo so, noi sardi abbiamo questo attaccamento, soprattutto la nostra terra, ci teniamo tantissimo, quindi... E io non sono felice di tornare. Adesso il bello arriva proprio in questo momento, di cercare soprattutto di far bene in Sardegna, perché ho fatto altrettanto bene al sud con altre squadre, e quindi mi farebbe piacere, e devo far di tutto insieme alla squadra, insieme un po' ai tifosi, insieme alla società, di far bene, di portare entusiasmo e soprattutto di far crescere il calcio in Sardegna. Il Cucuredo giovane che lascia la madre patria, lascia la bellissima isola per il continente, che Cucuredo era all'epoca? Ero un ragazzino, partì proprio da Sassari, dalla Torres, quindi avevo 18 anni, mamma mia. Mai uscito dalla Sardegna, e per me è stato un sogno che si è realizzato. Insomma, non sempre i sogni si realizzano, ma questo veramente è stato un sogno. Come non ricordarlo, il primo scudetto? Lo scudetto nel 71, quindi vincere non è mai facile, però ho vinto tanto alla Juve, quindi ecco perché trasmettere soprattutto la voglia di vincere, la mentalità vincente a questa squadra, alla società stessa, perché per acquisire una mentalità vincente bisogna saper vincere. Della sua prima Juve, la primissima, c'è un qualcuno che veramente l'ha aiutata? Di solito si dice l'allenatore, che è un po' il papà di tutti. Beh, guardi, gli allenatori, soprattutto quando si è giovani, bisogna imparare, capire. Ma arrivai alla Juve che c'erano dei grossissimi campioni, giocatori navigati. Per citarne qualche d'uno, c'era il De Sol, c'era Haller, Castano, Leoncini, Salvadore. Beh, io giocavo 2 anni prima, giocavo con le loro figurine, quindi quando me li vidi negli spogliatoi, per me era veramente quel sogno che si è realizzato. Insomma. E poi Cucuredo che diventa, insomma, una figurina, anche questo credo che faccia un certo effetto, no? Me lo dica con tutta sincerità. Effetto sì, poi ritrovarsi nelle figurine, quando tu giocavi, qualche anno prima giocavi con quelle figurine lì, come ho detto prima, sono sempre momenti di gioia, di soddisfazione, non solo per me ma anche per la stessa Sardegna, perché non dimentichiamo che qua primo sardo a giocare in nazionale, primo sardo a giocare in Serie A, primo sardo a giocare in una grossa squadra, quindi per me era un onore, ecco. C'è qualcuno che ricorda veramente in tutti questi anni di Juve, un personaggio che è rimasto nel cuore di Cucuredo? Ma ce ne sono stati tanti personaggi. Ma ce n'è uno in particolare, per esempio, abbiamo sentito tanti ex juventini, dicono l'avvocato Agnelli, per esempio, come personaggio. È troppo facile. È banale, sì. Troppo facile dire l'avvocato Agnelli, perché è sicuramente un grande personaggio, che io non ricordo altri personaggi che vadano al di là dell'avvocato Agnelli, però bisogna citare il presidente Boniperti, che fu lui ad acquistarmi, fu lui il primo acquisto, non era neanche presidente, era consigliere e amministratore in quell'anno lì, mi sembra, sì, e quindi fu lui, divenne dopo, e fu il primo acquisto da dirigente del presidente, quindi
tanti consigli, la capacità e la voglia di imparare mi hanno insegnato tanto, mi hanno fatto crescere, e questo è un dato importante per un ragazzo che è emigrato dopo tanti anni, quindi trovarsi in una grossa squadra, in una grossa società, sicuramente per me hanno dato molto, insomma, ecco. C'è stata la vittoria per eccellenza di Cucurellu, cioè quella che veramente è stato il non plus ultra, da podio assoluto, un campionato magari particolare vinto in extremis o magari anche una coppa? La coppa è stata la prima coppa nostra nel 76-77, quando arrivò Trapattoni, primo anno di Trapattoni, grande squadra, tutti italiani, quindi non c'erano stranieri, non c'erano tutti questi interessi di oggi, però ricordo e quasi tutti gli sportivi di quegli anni lì ricorderanno il mio gol all'Olimpico nel 73 che diede lo scudetto. Abbiamo anche delle immagini di questo gol. L'ultimo minuto, gli ultimi due minuti, quindi sì. Quello rimarrà sempre, è rimasto insomma. Ricordiamoci, la Coppa era naturalmente la Coppa UEFA, se la mi ricordo bene. La prima Coppa internazionale della Juventus, sì. E poi ci fu, nella sua parentesi bianconera ci fu la famosa finale persa, ne vogliamo parlare tra secondini. Giocavamo contro la grande Ajax, insomma. Loro la vinsero per il terzo anno consecutivo, quindi per loro era una cosa normalissima, per noi perderla è stata veramente dura, è stata dura perché era la prima volta che andavamo in finale, quindi vedere quella coppa lì trascinata alla fine partita, come se nulla fosse, insomma, ce la guardavamo, e mannaggia, insomma, ecco, c'è un pizzico di rammarico, c'è sempre. Come si è sempre definito Cucurellu come giocatore? Perché sappiamo bene, anche i nostri esperti padri giornalisti ce l'hanno detto, ci hanno riferito di un difensore che sapeva benissimo attaccare, cioè eclettico al 100%. Questo mi ha aiutato, perché io giocavo centrocampista, quindi io nacqui mediano, mezzala, infatti i primi anni fino nel 73 giocavo da mezzala e mediano. E questo mi ha portato a giocare sull'esterno, a marcare e a fluidificare, quindi era un aiuto in più a centrocampo, un aiuto in più soprattutto sulle fasce esterne, che una volta non c'erano, quando il difensore marcava. Stava lì dietro e non si muoveva più. E non è per parlare di altri, ma penso che il sottoscritto, lo stesso Gentile siano stati i precursori di questo, Facchetti quegli anni lì, ecco, non ce n'erano molti giocatori eclettici in questo modo, in quel ruolo lì. E certo che quel debutto in nazionale, prima volta della Sardegna, ragazzi. È il primo sardo, insomma. Sì. Anche il 78, sì, mi ricordo benissimo. Che serata è stata? Un mondiale è sempre una serata speciale. Il mondiale per un giocatore penso che sia la massima aspirazione. Dove può arrivare un giocatore se non fare un mondiale? Io ebbi la fortuna di partecipare a quei mondiali lì, una grande squadra. Arrivammo alla semifinale, quindi è un peccato non averla vinta, però avevamo tutti i requisiti per vincerlo quell'anno lì, siamo stati un po' sfortunati. Giustamente parlano di quella nazionale del 78, forse la più bella della storia, perché l'hanno detto in molti allenatori. Sì, hanno dato delle soddisfazioni, soprattutto all'Italia, che nessuno si aspettava forse quella nazionale, perché quasi sempre le nazionali vanno ai mondiali con polemiche, li lasciano sempre. È un momento particolare, perché quell'anno lì, mi ricordo, secondo me fece uno dei campionati più belli, dopo 12 stagioni. Però c'è stato un valzer di giocatori, e quindi mi ricordo che in mezzo c'era Vierkovod, che lo volevano un po' tutti quell'anno lì, era un po' più giovane, io ero già alla soglia di 31 anni, ma forse fece uno dei più grandi campionati, come ho detto prima. E quindi parlai col presidente, allora decidevano loro, insomma. Non è come adesso. Cambiati i tempi, Cucurellu. No, perché loro, siccome Vierkovod veniva, mi sembra, con la Sampdoria, mi sembra. Sì, penso di sì. Doveva andare a Firenze, doveva andare a Roma. E la Fiorentina si era messa in mezzo, ha detto va bene, facciamo sto scambio, se volete Vierkovod, noi vogliamo Cucurellu. Insomma, c'è stato questo scambio. Però è stata una decisione che non l'ha presi troppo bene, ecco.
È rimasto un po' lì, eh? Sì, sì, ma è rimasto lì perché mi sarebbe piaciuto. Poi sono stato bene a Firenze, ho fatto 3 anni, quindi un grave infortunio all'inizio. Però mi sarebbe piaciuto finire la carriera, perché potevo dare ancora tanto, però il calcio è questo. C'è una parentesi curiosa della sua carriera, Cucuretti, in questi 50 anni di vita. La squadra nordafricana, cos'è stato? Ma c'è questo rapporto con la Juventus, avevano, e quindi volevano cercare allenatori di prestigio, non che io lo fossi, però, come nome, come tutto. Certo. Insomma, ecco. Siccome lui è juventino. Il grande capo. No, più il figlio. Il figlio. Il grande capo non, sì, no? Proprio di calcio. Niente. Non lo si vede mai. Invece lui era il figlio, è molto molto appassionato, infatti è venuto in Italia a giocare. Insomma. Ma è difficile far calcio, è stata un'esperienza positiva, tutte le esperienze ci sono dei lati negativi e positivi, bisogna prendere sempre quello di buono, ma è difficile far calcio comunque. Dalla vostra terra deliziosa, la Sardegna, come vedete questo calcio sempre più pazzo, sempre più pieno di avvocati, di fideiussioni? Lo stiamo vivendo anche noi. Anche voi? In questo momento sì, perché ci sono, ma più una cosa formale. A volte io sono convinto, e lo dico apertamente, che chi sbaglia è giusto che paghi. Però non bisogna mai farne di tutto un erbo un fascio, ci sono situazioni e situazioni. E chi lo sa, a volte siamo un po' emarginati, però dobbiamo... Siamo un popolo, siamo gente che sa lottare e sa il fatto suo. Beh, spesse volte essere emarginati può servire, no? Essere lontano dal, mi perdoni il termine, dal casino, insomma. Sì, però ci sono anche qua i casini. Tutto il mondo è paese. Ci vorrebbe un po' di tempo per dilungarci un attimino, però noi stiamo bene. Potremmo star meglio, ma insomma, la Sardegna è sempre viva, i sardi sono gente tosta. Insomma. L'effetto Cagliari può servire comunque, questa squadra bellissima, tosta, anche lei con dei problemi societari per la carità, però aiuta un'isola a tirarsi su. Il calcio aiuta ha una certa visibilità, quindi ecco perché Sassari sta cercando di risalire un po' la china, perché una città che merita, una città che da tanti anni che non assapora quello che è il calcio vero, diciamo, dalla B alla A. E quindi ci sta provando, e con tutte le forze, con tutto il nostro impegno, vedremo di risalirla piano piano. Grazie Cucuretti, in bocca al lupo. No, non si abbronzi troppo, sennò ci viene voglia di venire da lei a trovarla, non lo so. Ah, venite in Sardegna allora.